Buongiorno a tutte e tutti. Faccio questo video perché molte persone come me hanno avuto il problema della prima autenticazione su NoIPA. Spero con questo tutorial che si riesca a risolvere la problematica di più persone possibili. Innanzitutto il consiglio che vi do è quello di procurarvi la scansione di un vostro documento di identità in corso di validità in un formato qualsiasi, va bene quindi PDF o JPEG, però di dimensione massima di 1 MB. Io consiglio di stare su misure intorno ai 750-850 KB, anche perché questo documento ci servirà per inoltrare la nostra richiesta a NoIPA. Come si procede? In descrizione di questo video troverete un link che dovrete copiare e incollare nel vostro browser per poter accedere alla pagina che vedete in sovraimpressione. Questa pagina è la pagina che serve per metterci in contatto con l'assistenza. Ma ripeto, nello specifico oggi vedremo come richiedere il primo accesso ai servizi NoIPA. Innanzitutto scorriamo in basso in questa pagina fino a trovare la voce amministrato e clicchiamo su questo pulsante. Si aprirà il modulo di contatto, noi dovremo scorrere verso il basso e inserire tutti i nostri dati. Sono dati abbastanza semplici, però si rischia di inoltrare una richiesta nel modo sbagliato e a questo punto le tempistiche per poi ripoter presentare una nuova domanda si fanno veramente lunghe, quindi è meglio fare le cose per bene sin da subito. Inseriamo il nostro nome, cognome, il codice fiscale, numero di iscrizione no, il numero di telefono, va bene anche il cellulare, e una nostra email. Apro subito una parentesi. Una volta che avrete compilato tutti i campi e inviato, come si può vedere qui in basso con il pulsante invia, una email arriverà alla nostra casella di posta elettronica per confermare che noi abbiamo sottoscritto questa richiesta. Quindi inserite un'email in questo campo che usate correntemente. La parte più delicata arriva qui, su dati della segnalazione. Ripeto ancora una volta, questo è il tutorial per il primo accesso su NoIPA. Quindi clicchiamo sulla finestrella, si apre il menu a tendina e dobbiamo andare a ricercare in basso la voce Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ex MPI. Dovete cliccare su quella voce. Come categoria utenti rimane amministrato, come area dovete indicare accesso e gestione utenze e come tematica primo accesso. Tipo di problema si valorizza in automatico ricopiando la voce primo accesso. Poco più in basso abbiamo la possibilità di indicare una descrizione, inserendo fino a un massimo di 2000 caratteri, di quella che può essere la problematica e di quelle che sono le vostre necessità. Poco più in basso troviamo un codice CACCIA che dobbiamo verificare. Quindi scrivete, come in questo caso, il numero a fianco, allegate il file cliccando su Scegli il file, vi ripeto il file deve essere al massimo di 1 MB, e a questo punto si può procedere andando in basso a premere sul pulsante Invia. Ripeto, una volta che voi invierete il modulo compilato in tutti i suoi campi, vi arriverà quasi istantaneamente una email alla vostra casella di posta elettronica che voi dovrete confermare per poter attivare realmente la richiesta del modulo di contatto. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi chiedo, se vi è piaciuto, di mettere un mi piace al video e se volete sostenere il mio canale iscrivetevi al mio canale. Vi ringrazio a tutte e tutti, arrivederci.